Big data sono neutri, come tutti gli strumenti sono neutri e dipendono dall'uso che ne facciamo. Ovviamente i big data possono essere una minaccia nel momento in cui, per esempio, i governi non tutelano a dovere i nostri dati sensibili. Sono un'opportunità per i giornalisti perché oggi lavorare sui dati ci consente di fare ricerche e di trovare notizie, di trovare storie con metodi che fino a pochi anni fa erano impensabili. Noi oggi siamo riusciti a, per esempio io lavoro a Report siamo riusciti a scovare molti evasori fiscali e anche casi di grandi aziende che lavorano per lo Stato e che hanno portato i soldi nei paradisi fiscali, e lo abbiamo fatto grazie ai big data. Questo sarebbe stato impensabile fino a pochi anni fa. Noi a Report e i giornalisti che lavorano sulla carta o sul web non espongono dati grezzi perché non hanno senso. Per questo occorre che il giornalista acquisisca delle competenze per poter leggere e analizzare propriamente questi dati e estrarre le informazioni che gli servono, ma poi vanno digerite e vanno trasformate in storie. Quindi le storie, nel caso della televisione, vengono raccontate con interviste, con immagini, e difficilmente si vedono i dati se non c'è proprio un documento che c'è bisogno di far vedere. E la stessa cosa sui giornali: si possono creare dei grafici, delle mappe, si possono creare degli strumenti più complessi. Oggi ne stanno nascendo tantissimi gratuiti che qualunque giornalista può imparare a utilizzare senza dover studiare l'informatica. E quindi i big data sono quella grande mole di dati che noi andiamo a mettere le mani, come un minatore va in miniera, infatti si dice data mining, e estraiamo l'oro. Poi l'oro, c'è un orafo che lo lavora e vi dà l'anello. Quando tu vai l'anello non sai esattamente da quale miniera viene e come era fatta la pepita, l'importante è il risultato finale.